E guattai a tutti ciurma e benvenuti leggerini in questo nuovissimo episodio su Resident Evil Village. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete vedere il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 50 like. So che ce la possiamo fare ragazzi, grazie come sempre a tutti per il supporto. Il commento del giorno non l'ho scelto nello specifico perché ho letto tutti i vostri commenti sotto l'ultimo episodio. Siete stati tutti super teneri, super gentili e soprattutto super comprensivi riguardo al problema tecnico che ha avuto il mio programma di registrazione la volta scorsa. Io ho fatto varie prove ragazzi, spero sinceramente chiaramente che il problema non si ripresenti, anche perché è una cosa di cui non mi sono accorta mentre stavo registrando la volta scorsa, perché il gioco non mi dava problemi. Sul programma mi sembrava non ci fossero problemi, quindi spero non mi riservi di nuovo brutte sorprese, ma non dovrebbe essere perché ho fatto varie prove comunque di registrazione e le cose dovrebbero funzionare. In ogni caso grazie come sempre a tutti ragazzi per la vostra gentilezza e la vostra comprensione. La volta scorsa quindi abbiamo conosciuto, e io mi sono dimenticata di dirvelo, che l'abbiamo soprannominata Rosamunda, quella bella e gigantesca donnona dalle forme rotonde che ci ha letteralmente succhiato il sangue per assaggiarci. Ha detto che siamo un pochettino stagionati, cioè praticamente ci ha dato dei vecchi ragazzi, con le sue tre belle figliuole soprannominate sapientemente Donatelle, quindi tutte e tre indistintamente Donatelle ragazzi, sono belli i nomi proprio quelli toppe. E quindi ci eravamo lasciati esattamente qui nella camera da letto della nostra carissima Rosamunda, dove appunto abbiamo raccolto questo affare qua, il calice da vino rosso sangue di Alcina Dimitrescu alias Rosamunda. Per cui allora in questa stanza ragazzi, ah ecco, posso guardare nei cassetti, troviamo la lingerie super sexy della nostra carissima Rosamunda, sembrerebbe di no, per cui qua dentro non c'è più niente, mi sa che è arrivato il momento ragazzi di prepararci, perché che da adesso in avanti chiaramente probabilmente le cose, anzi quasi sicuramente le cose, cominceranno a diventare antipatiche. Allora qua c'è sta serratura regà da scassinare, non abbiamo ancora i cazzarola di Grimaldelli. Qua si può aprire la questione, ok. Entrare nell'apertura del camino sinceramente non mi sembra proprio il top del top, sai, no, io sono pasmatico, cioè entrare lì dentro con tutta la fuliggine che ci sta, ma siamo letteralmente costretti perché ragazzi la camera da letto è chiusa a chiave, è stata proprio chiusa, c'è sta pure l'etichetta rossa del tipo occupato, non entrate. È occupato? Ragazzi scusate, ma io da qualche parte devo passare, da un buco di culo devo uscire. I Franco mi stanno a dire venite da sta parte, quindi io vengo da sta parte, va bene, non fate storie, non ululate, non lamentatevi, non rompete, scarti arruzziniti. Ottimo, davvero splendido. Oh, anello con occhio rosso, oh shit, se sta pure aprì. È bastato raccogliere un anello puzzolente per far sì che il passaggio segreto si aprisse. Le cose quelle belle. Vai, Ethan, vai. Non avere paura, tesoro. Non avere paura. Al massimo ti dilaniano, hai visto? Gli piacciono le cose un po' strane. Questo l'avevamo capito. Gli piacciono le cose forti. Mo. Cioè, se ci vuoi sta... fattene una ragione, Ethan. Cioè, spero che... frammento di cristallo. Questa è tutta roba, ragazzi, che potremo vendere al nostro carissimo amico Duca. Oh. Allora, aspettate un attimo. Prima di andare qua, fermi. Fermi un attimo. Qua dov'è? Ah, questa è dall'altra parte, chiaramente, della camera da letto. Per cui... polvere da sparo, toppe. Possiamo sbloccare chiaramente la camera, anche se non so sinceramente a cosa tanto servirà, però so dettagli, noi gli diamo tanto peso ai dettagli. Per cui allora dove qua hanno portato Rose? Ragazzi siamo riusciti sul salone principale, cioè la sala degli angeli, ok? E qua c'è la targa che dice le maschere agli angeli, la porta per la salvezza si aprirà. La smettete di far casino? Sto cercando un attimo di dare una spiegazione. È possibile dare ogni tanto una spiegazione? Che cavolo. Va bene, allora, quindi dovremo, ragazzi, come potete vedere, qui mancano appunto delle maschere, come dice l'incisione sulla targa della porta. Dovremmo trovare ste maschere e praticamente reinserirle. E qua ci ritroviamo ancora. Caro amico Duca, che ci fai? Come ci sei entrato là dentro? Sai dove c'è da guadagnare?
E dimmi, hai trovato tua figlia? Se io avessi trovato mia figlia starei ancora qua. Se Rose si trovasse davvero qui, è probabile che la signora del castello la tenga nelle sue stanze private. Tu non trovi? Probabile, probabile. Dimitrescu. Sì, Rosamunda. Proprio lei. Ah. Perché non dai un'occhiata? Magari hai fortuna. E a tal proposito, guarda il mio inventario. Allora, detta così, capito? Guarda il mio, cioè, pareva una cosa un po' equivoca, però, ragazzi, allora abbiamo il duca piazzato qua dentro. Ma che è? Ah, era musica, madonna sa. Pure te però, Karmade, sbadigli, rantoli, tosse. Allora, questo, ragazzi, è un contenuto speciale che davano, se non sbaglio, a chi preordinava Resident Evil Village. Cioè, praticamente te fanno mettere nella stanza di salvataggio la stessa, diciamo, atmosfera. Ho capito, però non si sente in cazzo di quello che dico se continua a cantare. La stessa atmosfera di Resident Evil 7, ok? Praticamente il dispositivo di salvataggio è lo stesso e si sente la canzone, come potete ben sentire, che era tra l'altro presente nel trailer di Resident Evil 7. Quindi Go Tell Aunt Rosie. E questo appunto solo nelle serie room. Allora qua dovremmo inserire una roba, ragazzi, c'è un foro in cui si potrebbe inserire una sfera. Allora, ho salvato la partita perché non si sa. Ottimo, mai non starnutire perché per poi lo vedi tempo. Se mi starnutisce addosso. Allora quindi ok, vende adesso pure munizioni, ragazzi, come potete ben vedere, potenziamenti per le armi, addirittura, ragazzi, la personalizzazione per il fucile se uno ci vuole attaccare un ciondolo, roba del genere. E qua possiamo vendere quello che abbiamo, come potete vedere, quello che raccogliamo comunque è vendibile di regola dal caro duca, per cui, visto che ci stiamo, io direi di venderle ste tre stronzate. Tanto il calice, allora non lo so se il calice mi serve sinceramente, quindi intanto vendiamo sta roba. A posto, sempre tu e fammi sapere se trovi altre cose di valore. Certo. Ovviamente, guarda, sarei il primo a cui lo verrò a dire. Mi pare pure ovvio. Adesso, ragazzi, non ci resta che cominciare a girovagare per trovare queste benedettissime maschere. Non abbiate paura, è il duca che si gratta il buco del... Allora, a parte tutto, vediamo un attimino. Qua niente, con l'ascensore non ci possiamo fare una ceppa. Vabbè, raga, allora, da questa parte del castello non c'è niente da fare. Non c'è più niente da fare, per cui dobbiamo andare dall'altra parte o salire di qua. Direi saliamo le scale, va. Che è meglio. Cominciamo appunto a dare un'occhiata qua in giro. Colpi per pistola che fanno sempre comodo. Ma posso craftarmi qualcosa adesso che ci penso? No, mi manca tutto in pratica per poter fare qualsiasi cosa, sia fluido chimico, sia colpi per pistola, sia qualsiasi altra roba. E qua pure possiamo aprire, non c'è una ceppa. E questa è chiusa dall'altro lato, quindi non c'è nient'altro da fare. Le signore spero non si offenderanno se rompo con molta nonchalance elementi del loro arredamento. Ah, e qua mi sono sbloccata la porta che mi porta... Ah, ok, direttamente di qua, perfetto, va benissimo. Quindi non ci resta che salire. E vediamo un po' che cosa abbiamo mai qua sopra. Qua dice wine room, ragazzi. Se vi piace il vino e siete intenditori, qui c'è addirittura una stanza dedicata al vino. Le tecniche di produzione del vino del castello Dimitrescu risalgono al XV secolo, molto prima dell'arrivo delle attuali residenti. Alcina Dimitrescu, alias Rosamunda, ha aggiunto a questa tecnica il suo peculiare tocco che dona al vino un gusto corposo e un aroma intenso. Quale mai sarà sto peculiare tocco? Lo sapemo. Il suo vino migliore è il Sanguis Virginis, sangue della Vergine. Lo conserva in una speciale bottiglia decorata con intricati motivi floreali d'argento. Ergo, qua manca, regà, una bottiglia speciale decorata con dei fiori. Quindi si tratta proprio appunto di sto Sanguis Virginis. Quindi dobbiamo trovare sta bottiglia di vino e ricordarci che insomma va inserita proprio qua, quindi nella stanza del vino. Per cui andando da questa parte adesso, io comunque pare che il ragazzo anda con molta tranquillità, però come si dice, l'ansietta regna sempre. Guardate un po' che cosa abbiamo qua, ragazzi. Proprio questo, non possiamo, ah giusto, non posso usarlo così perché, devo chiaramente prima analizzarlo, poi, esatto, staccarlo e poi ficcarlo. Ecco fatto, sì, però fammelo usare questo, oh, ecco qua. Scusi signore, io non so chi si è azzardato a,
a strapparglielo via, però qua non è che se... E calla. Aia, tua ermana, che schifo. Smettetela. È da tanto che non sventro uno. Ma tu, ma sventra sta ceppa, mo scusa. Ti taglierò la coda e mi godrò la scena. Certo, sì. Meglio vivo o morto? Oh, tu che cosa preferisci? Dove mi nascondo? Qua. Veloce, vai, Ethan. Starò bene. Buttati! È splendido. Davvero splendido. Quella è comunque la cosa più istintiva che verrebbe da fare. Darte la gambe, perché c'è sta natizia con gli insetti che attraversano il corpo e quindi ti butti nel primo buco che trovi. Allora, oggi è stato il primo giorno di lavoro al castello. Sono rimasta di stucco quando ho scoperto che le dipendenti sono tutte donne. La signora del castello, Rosamunda Azzuzza, e le sue figlie hanno promesso solennemente di non mordere. Vedete, quando io dico che gli piacciono le cose strane, è stato molto strano, e infatti sono trascorse 2 settimane da quando ho iniziato a lavorare al castello e mi sento un po' spaventata, ma chissà mai perché, usano tecniche talmente docili e piacevoli. Adela, un'altra domestica, ha fatto un errore, la signorina Daniela, Donatella, l'ha assalita tagliandole il viso con un coltello. Roba da poco, insomma. Di notte sento l'eco di lamenti, come se i corridoi fossero infestati da fantasmi. Voglio tornare a casa, ma chi cazzo te l'ha fatto fare di venire a lavorare qua, scusa. Non so cosa fare. A cena le signorine si lamentavano del caldo soffocante, quindi ho aperto la finestra. Solo uno spiraglio. Chiudila! Chiudila subito! Hanno urlato in coro. Ho il terrore che mi rinchiudano per sempre in cantina. Non so cosa fare. Allora, è abbastanza agghiacciante come roba, cioè nel senso, queste assumevano comunque ragazze per lavorare nel castello e chiaramente le trattavano come oggetti, poracce. Rosie, Rosamunda, ah, eccola, oddio, mi vedrà. Ok, è chiusa a chiave, via, libera. Ok, non dovrebbe accorgersi di noi. Perfetto, la munizione per pistola che fanno sempre stracomodo. Dopodiché si è portata via una bottiglia la signorona. Questa chiaramente ora resterà chiusa. E vabbè, allora non ci resta che scendere di qua, ancora di più addentrarci nelle segrete del castello. Nelle situazioni quelle toppe proprio. Munizioni pistola, dai, datecene quante più possibili. A noi va benissimo così. Allora, a parte, regà, che comunque questi bassorilievi sono spettacolari. In secondo luogo è chiarissimo quello che si deve fare, ragazzi: accendere il fuoco. E come accendere il fuoco? Ecco, mi sa che dovrò usare per forza le cose. Oddio, forse posso usare anche il peso del mio corpo. Magari, esatto, sì. Perché non voglio usare i colpi, sinceramente. Quindi, ecco qua. Ah! Ottimo! Le cose fantastiche. Ah, addentrarsi nel buio così alla cieca. Ok, deve avere un attimo il tempo di abituare la vista, perché... Minchia, ah, ok, allora ce l'hai una mini torcia, qualcosa. Ecco, allora, come sempre, spargere la merda sui muri avrebbero dovuto vietarlo, però, viste le condizioni delle celle, gli strumenti di tortura, direi che la situazione qua dentro non fosse poi così tanto normale da poter pretendere dai prigionieri di non fare oscenità simili, perché immagino la loro condizione mentale, voglio dire, ecco. Quindi, help me brother, help me bro. Bro, sono arrivato tardi, bro. Che dobbiamo fare? E là? C'è qualcuno che mi vuole dare il benvenuto? Eh? Mi volete dare il benvenuto? Bella la roba ammuffita. Oh! Smettete... Ah! Che grandissimo schifo! Perché ci devono mettere sempre la roba schifosa? Non possono mettere unicorni, paperelle, non lo so, zucchero filato color arcobaleno. No, ci devono mettere la merda, chiaramente. Va bene, le prigioni, nelle segrete, o chiamatele come cazzo vi pare, sto posto, che cosa
Vorrei mai ci mettessero, eh. Candidate, le candidate a Miss Italia 2022, Irina, Mihaela, Lois e Ingrid, che dai nomi si direbbe proprio che non sono dei Miss Italia. Scartate, Dandora, Greta, Nadine, Camelia, Bianca, Melina, Astrid, Ludmila, Rosalinda, vedete c'è una sorta di Rosamund, Lina, Stefana, Gabriella, ammazza, raga, avete fatto una strage, ma non vi vergognate manco un po'? Evidentemente no, cioè sono donne che pretendono, insomma, dal loro personale, e mi pare pure un po' giusto, voglio dire, no? Cioè, gli devono fare dei lavori. Irina, appetito robusto. Miele, appetito robusto. Instabile, a tratti eccessivamente vigile. Regà, cioè, a queste poveracce, a quanto pare gli facevano qualcosa. Qualcosa di veramente brutto. Ah, porco due! Oddio, che è? Oddio, calma. Che è? Oh, che è? Da dove viene? Chi è? Io, come sempre, cioè, entro nei posti, ma la mia intenzione non è disturbarvi. Ma chi è? Dov'è? Raga, non capisco da dove viene. Con queste maledette cuffie. Lo sento. Oddio, dappertutto lo sento. Mannaggia la cincia allegra, mannaggia. Piano. Scatarramenti e tutto il resto a parte. Tutto a posto. Io lo so che, regà, vengo a disturbare. Però, cioè, non ho molta scelta. Cioè, non potevo fare altre strade, capito? Ma mi hanno seguito Donatella, che mi stava a dare la caccia. Mi sono dovuta buttare a capofitto. Toppe, scarti di metallo alla grande. Capite? Mi sono dovuta proprio letteralmente buttare. Non vedo un cavolo. Oddio, dov'è? Oh! Oddio, è qua! Oddio! Oddio, calma, calma, calma. Minchia, nel buio. Non t'avvicinare. Oh, regà. Ma quanti cazzo sono? Regà. Greve! Oh, ho sprecato l'ultimo colpo di fucile che avevo. Ma scusa, ma a quanto gli ho sparato a uno, regà? Tanto, eh? Dai, cioè gli ho sparato un sacco di colpi. Ah! Sta buono. Ah! Oddio. Oh. Minchia, se ne richiedono di colpi sti maledetti. E non è ancora finita. Vista la musica. Cioè, vista la musica, un po' difficile. Sentita la musica. E ora fabbricherei un po' di questi. Che non si sa mai. Un altro fluidetto chimico. Che pure non si sa mai. Minchia, regà. Nervosetti, eh. Fin troppo per i miei gusti. Ok. Andiamo di starci attenti. Oddio, che è? Cioè, a parte che... Oh, che è? Ah, da dove cazzo sei uscito, te? Minchia. Cioè, fai headshot, fai headshot. Porca miseria. Bomba artigianale, una bomba artigianale. Le cose belle. Cioè, spari, spari. Oddio. Oddio! Oddio, calmi! Oddio! Bomba, bomba, o come cazzo si chiama. Toh, venite, regà. Venite. Ragazzi, qua giù. Oddio, dovesse esplodere pure io. Fermi, fermi. Ci è andato sopra solo uno. Mannaggia la cincia allegra. Calmate. Fai headshot, continua di headshot su headshot. Porca, porca miseria, non l'avevo visto. Raga, cioè, ma nel buio. Come si confondono sti maledetti stronzi? Ah, collana di cazzo. Che è sto rumore, mo? Smettetela, basta. Ma avete rotto il cazzo, raga. Posso dirvelo liberamente? Poi colpi per fucile, minchia. Tre in croce te ne danno. Raga, c'è ancora qualcuno? Eh?
Non mi date il tempo un attimino di guardarmi intorno? No, mi sa che il tempo per guardarmi intorno non me lo danno. Solo che non ho la minima idea dove sia. Ah, ecco. Scusa, scusa! Ma perché ti devi offendere? Non ti avevo visto. Minchia, regà. Tutto sono resistenti sti bastardi, dai. Che cavolo, oh. È difficile, deve essere ogni santa volta. È un incubo. Fatemi respirare un po', no? Continua a dire. E che cavolo. Allora, oh, scarti arrugginiti e le celle sono ripulite, perfetto. Oh, allora, un bel respiro. Yes. Possiamo finalmente uscire da questo luogo infernale o... Qua ci serve una chiave speciale, una roba speciale. Che noi chiaramente adesso non abbiamo. Ci andiamo a mettere in un'altra sezione di celle. Altrettanto. Se solo Cassandra ti avesse ucciso subito. Ma no, io non sono d'accordo. Ecco. Regà, mo preparamose perché io non ho la minima idea. Direi di correre, che sti cazzi. No. Probabilmente non quelli, non gli stessi che preferisci tu. Ok, muoviti, Ethan. Dove ti prego? Oddio, 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 oddio. Aia, tu sorella. I proiettili non mi fanno nulla. Aia. No, 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 non te la prende con me, eh. I proiettili non ti fanno nulla, ma evidentemente il freddo sì. Quindi allora, fermi. Ti devi dare una carmata, hai capito? Sei tanto sfrontato. Ah, ok, ecco che devo fare. Semplicissimo. Devo colpirla o no? Cioè, non è chiaro. Dice, i proiettili non mi fanno un cazzo. Ah, no, forse però se ha il freddo qualcosa gli fa. Ah, ecco. Cioè, ottimo, era più semplice di quel che sembrava. Perfetto, il busto della prima Donatella ottenuto rompendo una finestra e sparando un paio di colpi in testa. Se portiamo a casa pure un paio di salsicce per consolarci. E guardate un po' che cosa ci abbiamo qui. La famosa bottiglia di vino di Sanguis Virginis. Ah, ne hanno mandato un'altra in cantina. Aveva solo rovesciato un po' di zuppa. Quanto sono pretenziose ste Dimitrescu. Tutte sanno cosa succede a chi viene mandato in cantina. Non si fa più ritorno. Succhiano via tutto il sangue. E la tua anima è condannata a vagare per sempre lungo i corridoi del castello. Sono andata a cercarla e l'ho trovata. Era pelle e ossa e masticava le carcasse dei ratti. Temo che presto arriverà il mio turno. Vabbè, se te comporti bene non vedo per quale motivo dovrebbero mandarti in cantina. Anche se probabilmente ce l'avranno mandata lo stesso a prescindere. Sono dettagli. Come sempre, noi i dettagli non ci fanno alcun tipo di effetto. Freno di bocca. Monta sulle armi le parti di modifica per aumentare la potenza di fuoco. Ovviamente della carissima pistola che stiamo usando. Comunque direi di fabbricare un altro fluido chimico, regà, di usarne uno, perché la situazione in salute è messa un po' male. Pure qua ci servirebbe un cazzarola di grimaldello. Eccolo qua. Direi di usarlo visto che ci siamo. Tanto c'è, cioè, da una parte o dall'altra fa poca differenza, insomma. Ecco qua, tacchete. Ditemi almeno che c'è sta qualcosa di buono. Angelo di legno. Ah, è di valore. Per quanto sia di legno, essendo intagliato a mano da mastri falegnami, chiaramente ha un certo valore. Comunque, avendo ucciso una delle sue tre figliuole, probabilmente la cara Rosamunda, ragazzi, non sarà tanto felice a riguardo. Quindi vediamo di prepararci psicologicamente alla questione. Qua ci serve una chiave, se no è chiusa. E qua possiamo sbloccare, per cui ci apriamo una scorciatoia esattamente qui sulla sala dell'acqua, quindi nell'atrio principale. Per cui adesso che abbiamo il vino, dovremmo tornare a mettere il vino. La sala del vino è di sopra, quindi non perdendo troppo tempo, direi di andarcelo a mettere visto che siamo proprio qua. Top.
Toma, becca testa. Ta-ta-ra-ta-ra-ta-ta-ta. E apriamo il passaggio segreto. Qua dietro per i super alcolici, signori. E cocktail proibiti. Oh, qua abbiamo la chiave del cortile. Quindi sarebbe quella porta che abbiamo visto adesso, un attimo fa, proprio di sotto. Quindi, allora, siccome non penso che abbiamo altro al momento, forse quello che ci resta da fare è proprio andare di sotto. Anche se qui a destra pure c'è una porta, prima non ci sono venuta. Quindi diamo un'occhiatina. Eccola, è chiusa dall'altro lato. Oh, mai una soddisfazione. Ma proprio mai. Continuiamo a raccogliere polvere, la sparo come se non ci fosse un domani. Possiamo fabbricare più proiettili noi che non so. E tac, e tac, e tac. Vuoi vedere il cartone? No, ho sbagliato strada tra l'altro. Visto che siamo di qua, no, non ci tengo. Anzi, cioè, già lo sto visitando da sola, capito? Quindi non c'è bisogno. Grazie al tuo continuo supporto ho potuto ampliare i miei servizi. Nella stanza del duca chiaramente siamo al sicuro. Ho delle novità in vendita. Il problema è, come al solito, quando si esce. Comunque possiamo comprare fucile d'assalto, ragazzi. Quasi quasi. Compriamolo, dai. Grazie risate. Alla prossima volta. Non è per prenderti in giro, non è assolutamente per prenderti in giro. Stai tranquillo. E dirigiamoci di qua. Devo andare in quella porta, purtroppo. Esatto, io non so adesso la cara figliuola dove deciderà di sbucare. Eccola qua. Oh. Tac. Sblocchetta. Quindi diamo un'occhiatina qua in cortile e vediamo un pochettino che abbiamo di interessante. Allora, di qua niente. Qua c'è una porta. Qua pure c'è una porta. Addirittura le torce, tutto resta presso. E serve una chiave speciale, ragazzi. Uno speciale. Una chiave speciale. Qua c'è un vaso, però chiaramente lo rompiamo. Raccogliamo quello che c'è all'interno. E niente, allora non ci resta, ragazzi, che entrare in quest'altra porta qua. Aspettando di vedere cosa ci aspetta dall'altro lato. Sempre qua. Rosamunda, ma non ti sei chiesta che fine ho fatto? Tu pensi che io sia ancora appeso lì nella tua camera da letto come un salame? Povera te. Va bene, fluido chimico. Comunque è qui presente Rosamunda, ragazzi. Per cui siamo un attimo psicologicamente pronti, perché non si può mai sapere cosa ci aspetta. Quindi farò un po' di rumore, Continuo a sperare che voi non ve la prendiate per il fatto che sto spaccando un pochettino il mobilio a caso, completamente a caso, ma fa niente, puro divertimento. Cioè, che cosa hai fatto a mia figlia? Assolutamente niente. Abbiamo ampliato la visione della nostra mappa. Per fortuna. E qui, ragazzi, ci sono le stanze private di Alcina. Allora lì che sì che possiamo frugare nel comodino per vedere se ci sono i mutandoni sexy di Pizzo. Qua si fa il bagno. Le donne conversano deliziate dal signore a cavallo, son corteggiate da lui, disperati vogliono farsi notare così che il vino possa sgorgare. Siamo sicuri che sia vino, no? Perché questo, ragazzi, è chiaramente un enigma. Per cui dobbiamo far parlare le due donne. L'enigma è semplicissimo, effettivamente. Cioè, non lo si può definire difficile, perché non lo è assolutamente. Il tipo le guarda perché le corteggia, e i tizi disperati vogliono farsi in tutti i modi notare da quell'altro stronzo. E infatti, ecco qua. Ecco qua che il vino, alias sangue, perché sicuramente è più sangue che vino, sgorga. E si aprono i passaggi segreti. Che meraviglia. Come sempre meraviglioso. Me butto Ah no, ok, giustamente. E dice: qua sono ridotto ancora fin troppo male. Non mi fa spaccare pure le ginocchia, che già le mani urlano pietà. Letteralmente. Ecco. Bello schif. Ma che cazzo. È proprio quello che pensi. Oh, Gesù, Giuseppe e pure Maria. È un gran bell'incubo.
Ma davvero un gran bell'incubo. Oh Dio de Gesù. Buon uomo, è sempre un piacere vederla, eh. Ricordiamoci che adesso ho pure questo, per il quale non si rialza lei. Va bene, ho anche le munizioni infinite, le cose toppe, quindi veramente le cose toppe. Ah, lo sapevo! Perché se lo sapevo allora mi faccio prendere comunque un infarto? Perché il maledetto jumpscare mi deve sempre far pian colpo, anche se già lo so. Lo so. Lei, stia buono. Stia giù. Oh, così è molto più facile. È molto più... oddio. È molto più immediato. Ecco qua. Pure lei stia giù. Affanculo. Mo' mi avete rotto il cazzo. Ecco. Non volevo sprecare il colpo fucile. Pensavo di avere il coltello. Che è? Ah, lei, salve. Ha fatto... Woo! Ti piace ballare? Ti dovresti iscrivere a qualche corso. Questo non penso sia proprio il posto adatto, eh. Io te lo dico per te, quindi... Perché è tutto alquanto schifoso. Eccolo là. Però, amico, se crei increspature nell'acqua, perdi l'effetto sorpresa, eh. Cioè, io lo dico per voi, come sempre. Però perché vi impegnate così tanto che mi dispiace, capito? Mi dispiace assolutamente. Ah, Dio, da dove cazzo sei uscito te? La fessa di tua sorella. Oddio. Sempre a vive con stanzia. Oh. Mamma mia, che incubo. Oh, i soldi fanno sempre comodo. Ah, mamma mia. Perfetto. Salve. Buongiorno. Sì, però non mi cada addosso, per favore. Mi fa abbastanza senso. Non è per cattiveria, ma proprio che... Cioè, questioni igieniche, voglio dire. Covid, distanziamento, sa, no? Evitare di sputarsi addosso. Anche perché voi non sembrate proprio tanto puliti. Se mo... Proprio vogliamo dirla tutta, tutta, tutta. Non volevo sembrare scortese. Però è così. Allora, vediamo. Qua possiamo salvare. Save room, toppe. Va bene. Allora. Oh, shit. Minchia, Ethan, sei un disastro, mio mio. Squilla. Squilla. Oh. Eccola qua. Aggiustiamoci. Come ha fatto a non vedermi? È una bella domanda. Mazza che chiappone. Madre Miranda, sono desolata, ma purtroppo quel mentecatto di Heisenberg si è fatto sfuggire Ethan Winters. Te no, eh? Perché adesso è nel castello e sta dando del filo da torcere alle mie figlie. Quando l'avrò trovato? No, madre Miranda. Sì, certo che comprendo l'importanza della cerimonia. Non vi deluderò. Se loro non mi rompono... Al diavolo la cerimonia! Quell'uomo la pagherà davvero molto, molto cara! Adesso sì che è incazzata nera, ragazzi. Ah, le tue figlie sono che mi danno filo da torcere. Se non mi rompessero il cazzo tutto il tempo, non avrei motivo per farle fuori. Oh no. Fatte due domande al C. Scusa, anzi scusa, Rosa, Rosi o Rosamunda o come cazzo te devo chiamare. Dove sei? Qua c'è sta pure la culla, la bibba della bubba. Madre Miranda ci ha convocati per decidere il destino del padre e la bambina. Stanno parlando di me? Pensare a questa famiglia mi fa rabbrividire. Mi disgusta il pensiero di essere considerata come una sorella di quei miscredenti. Soprattutto Heisenberg. Quello zotico non ha un briciolo di buone maniere. Andrebbe preso a schiaffi, a bottigliate dalla mattina alla sera. Se madre Miranda non me lo impedisse, lo avrei già ridotto a brandelli. Perché? Perché mi tratta come tutti gli altri? Lei mi ha dato questo castello, delle figlie obbedienti, la vita eterna. Non sono la sua preferita, non sono speciale, ho bisogno di trinca. La cara Rosamunda beve come una spugna. E qua abbiamo finalmente recuperato la chiave
della cara Rosamunda. Io di qua non ci andrei sinceramente, se proprio la devo di tutta. Ed ecco fatto. Oh merda. Eccoti qui. Tutto questo a causa di una mocciosa che non è neanche qui. Che cazzo? Non si arrabbi, signore. Tu, miserabile egoista e ingrato, ti introduci nella mia casa. Con quelle luride morti permetti di toccare le mie figlie. E adesso cerchi persino di rubare le mie proprietà. No, no. Ma la testa, fa male, fa male. Cerca di goderti questa tregua, perché presto ti stanerò e ti farò a pezzi. Ti prendo quello che ti pare. Ti prendo molto sul serio, cara la mia sexy Rosamunda. Non si preoccupi, che tanto io c'ho comunque le mie cose da fare. Cioè, non è che posso stare presso alle vostre stronzate, ai vostri complessi. Madre Miranda ama di più me, ama di più quell'altro. Cioè, ma che c'avete, 5 anni? Io sono qua per faccende più serie, non per stare presso a ste stronzate. Mo scusate, Oh. Ecco qua. Perfetto, davvero perfetto. Davvero spettacolare tutto questo. Vabbè, andiamo a caso. Ecco qua l'uscita. Tac. E opla la. Oh, vedo dentro di me. Non ti lascerò scappare. Cazzo. Ti ridurrò a brandelli. Dammi un bacio. E non sarai mai più tua. Oddio. Sì, ma troppo irruente, eh? Ok, raga, dobbiamo tornare dall'altro lato, questo è chiaro. Quello che dobbiamo fare è tornare a prendere la nostra mano. Eccola qua, infatti. Oddio, oddio, ecco. Perché, ragazzi, può essere considerato normale. Adesso mi ammazza. Oddio, ce devo sta a tornare, mannaggia. Rosy, te devi dare una carmata pure te. Mannaggia santa, io ho capito. Cioè, era tu via, per l'amore del cielo, ma così brutale non arriviamo da nessuna parte. Cioè, parliamone, sediamoci al tavolo. Ti offro te pasticcini e va bene così, muoviti, cazzo. Ho preso una maschera. Top. Ciao, Rosy. Scappare non ti servirà a nulla. Intanto mi salvo il culo. Intanto. Poi se... ecco. Ecco. Questa cosa, ragazzi, è... Fanculo questo castello. Cioè, lascia alquanto perplessi, perché te dici, scusa, ma come è possibile che si sia riattaccato la mano? E che funzioni, tra l'altro, cioè, manco fosse un pupazzo. Asata il super attack. Boh, cioè... cose incredibili. La dovete smettere di piovermi addosso. Avete rotto le palle. Oh, avete finito? E che incubo. Allora, qua serve appunto la chiave di Alcina. Quindi, cioè, non è... serve qua, sì. Sì, serve qua. Lascia perplessi, raga, perché cioè, è alquanto assurda, no? Come cosa. Quindi uno rimane un attimo... Quindi allora io direi, ragazzi, di tornare a salvare la partita, perché tempo a mia disposizione per oggi è finito. Ok, eccoci qua. È un piacere vederti sano e salvo. Come procede, più o meno. Non ho trovato. Sapessi, ecco. Per ora no, Mi dispiace. È guardato in due posti, guardato. Beh, una volta fuori dal castello, allora capirai come trovarla. Hai bisogno di qualcosa prima di proseguire? Io effettivamente dovevo andare qua a salvare. Grazie al tuo continuo supporto ho potuto ampliare i miei servizi. Ancora, ma ogni volta. Beh, che continui ad ampliare è chiaro.
Allora ragazzi, come potete vedere la questione diventa sempre più spinosa, perché adesso Rosamunda, raga, è risentita da morire perché io ho ammazzato la figlia, mi pare pure un po' logico effettivamente, quindi adesso sarà una bella spina nel sedere. Diciamo così, abbiamo trovato soltanto una maschera su 4, quindi dobbiamo ancora poi esplorare tutto il resto del castello e vedere se possiamo avere maggior fortuna, ma credo proprio che le cose andranno solo che peggiorando. Fatemi sapere ovviamente ragazzi qua sotto in commento che cosa ve ne è parso di questo episodio. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un bacio a tutti ragazzi da Giocherina, ciao!